leggermente salato. Diamo una mescolata e facciamo prima questa operazione. Andiamo nell'albume. Si sceglie semplicemente l'albume, non l'uovo intero, perché l'albume va a sigillare e non dà nessun odore allo spiedino, anche perché essendoci il pesce, l'uovo intero può essere anche sgradevole, va a cozzare con il sapore. Noi facciamo semplicemente questa operazione qui e lo lasciamo qui e continuiamo con i nostri spiedini. Quanti ne facciamo? Ne facciamo due. No. 20. 5, 200. 200. Mi suggeriscono, okay. 200. Finché ci sono cozze c'è speranza, ragazzi. Allora qui siamo... contiamo le cozze. Ma no, ce ne sono parecchie di cozze. Mi includo anch'io. Ce ne sono bionde, ce ne sono brune. Sono per tutti i gusti. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Sì, pronto, buonasera. Buonasera. Buonasera, benvenuta. Buonasera. Buonasera. Buon lavoro. Grazie. Grazie, grazie tante. Carissima, gentilissima. Hai visto che bei piatti che stanno preparando? Sì, sì. Benissimo. Hai visto che ti sei divertita? Sì, troppo tanto. Si sente bella. Niente. Hai visto, perché stanno sistemando tutto, dateci il tempo, abbiate un po' di pazienza e sistemeremo tutto, va bene? Tutti gli inconvenienti. Invece oggi ci senti bene, va bene, ci fa tanto piacere, cara, grazie mille, ciao a te. Ciao. Allora Simona, dopo averli passati nell'albume che è stato aromatizzato con aglio, sale, pepe nero e prezzemolo, abbiamo fatto lo spiedino, poi l'abbiamo messo qui nel pan grattato, andiamo semplicemente a friggerlo. A friggerlo, pronto? Sì. Buonasera Simona. Buonasera a lei. Buonasera a lei. Sono Franco, Simona. Buonasera Franco, benvenuto. Ben trovati. Tutto bene, sì, vi vedo tranquillamente. Stiamo bene, stiamo bene. Abbiamo improvvisato questa sera, questa... Infatti. Una bella improvvisata è stata, vero? Anche per noi, no, non lo aspettavamo, ci ha fatto piacere. E ci dispiace per voi. Non è che... Dobbiamo sopportare per forza. Lo so, è duro. Ancora per poco. No, Ancora per poco. Fallo anche uno per me, Arrida. Va bene, Franco. Va bene, Carlo Franco. Ciao. Arrivederci. Ciao. Non facciamo scherzi, ragazzi, andiamo avanti. Che scherzi? Non ho capito. Andiamo avanti. Che scherzi. Scherzi, si è rubata tutto il pancarré. Se me ne lasci, prego. Grazie. Andiamo avanti, pancarré. Vediamo. Cozza, questa è bionda, Simona. Grazie, anche mettine una mora per farla. Io more non ne vedo. Me ne vedo bionde. Per la par condicio. Ok. La nostra acciuga pesca. Ecco qua. Pancarré. Cozza e pancarré. Controllare queste delle lì. Queste vengono fritte. Sì. Questo è sfizioso, può essere utilizzato anche come aperitivo. Sì. È un antipastino. Antipastino, sì. aperitivo. Un secondo, per buffet anche. Come si vuole. Ma che carini, veramente. Questo, in questo periodo di buffet, vero? Sì. Ci vuole un po' di inventiva, Simone. Pronto? Sì, pronto, buonasera. Ciao Simone, sono Damiano. Oh, Damiano, ciao, buonasera, benvenuto. Damiano da Camuni. Sì, Damiano, volevi chiedere qualcosa alle nostre chef? Sì, volevo dire che sono mamma e figlia sono pratiche. Grazie. Volevo dire che figli hanno fatto il giorno rotta, perché non me lo chiamate più. Io volevo salutare, come chiamano? Salutare, noi non possiamo fare saluti, non ti so rispondere, però ti ringraziamo per i complimenti che hai fatto ad Armide e Antonella. Grazie Damiano, ti ringraziamo molto, ciao. C'è chi l'ha visto? Andiamo avanti. Sì. Prego. Stiamo continuando a friggere. Abbiamo quasi finito con gli spiedini. Sì.
Sì, ma attenta che posso... Mi sposto sì, e sì. Invito sempre i nostri spettatori a fare domande e argomentazioni inerenti alla cucina. Grazie. Pronto? Sì, pronto, buonasera. Buonasera, mi chiamo da Reggio Calabria. Cara signora, buonasera, benvenuta. Volevo fare i complimenti alle tue chef, che sono bravissime. Grazie, grazie signora. Bravissime, ho fatto un sacco di ricette sue. Lei è intelligente, signora, si sente che è intelligente. Perfettamente proprio, ho fatto le brioche, ho fatto le ciambelle zuccherate. Ah, sì, brava. Sì, sì, le orecchiette, quelli con le zanzare, i peperoni. Buonissime, tutto buono. Ma siete brave pure voi, Sì. Ma siete le migliori. No, veramente. Non sia mai, signora. Però siete brave. No, ha ragione Antonella. Non sei niente grazie, però per me siete veramente le migliori. Grazie. Complimenti anche a Simona per la trasmissione. Vabbè, Simona, facciamoli pure. Giusto per pro forma. Arrivederci, signora. Grazie buonasera. Mille. Arrivederci, buona serata. Salve. Buonasera. Infatti non devono farne a me, devono farne agli chef, non mi stancherò mai di dirlo, che di sera in sera si alternano. A tutti qui, i presenti, Simona. Tutti coloro che di sera in sera si alternano nel nostro programma. Pronto? A tutti i presenti. Pronto? Buonasera. Simona. Sì, buonasera. Buonasera, siamo da Cosenza, la chiamo Margherita. Margherita, buonasera, benvenuta. Volevo sapere quando mandate in diretta. Cioè, ci fate vedere quella che abbiamo registrato alla festa dell'allevatore. Andrea in onda domenica, l'ho detto ieri sera, alle 14. Domenica alle 14 su Telespazio TV. No, ma come dire, non l'ho visto io. Ah, ecco. Domenica alle 14. Ricordiamo che la puntata che abbiamo registrato alla Villa Vecchia di Cosenza andrà in onda domenica alle 14 su Telespazio TV, va bene? Okay, grazie. Ciao, grazie a te. Grazie, Margherita. Proprio in quell'occasione abbiamo avuto Gustavo e Armida e Antonella come protagoniste. Sì, che serata, veramente è stata una serata bellissima. Anche veramente. Questa molto particolare. Che pronto? Serata. Pronto, ciao Simona, sono Margherita da Reggio Calabria. Che è una Margherita si va e una viene. Eccola qui, un bel campo di fiori. Ciao Margherita. È vero, ciao, ben ritrovata. Ascolta, non ti dico affatto il del rumore perché penso che ormai lo sai. Lo sappiamo. Sì. Ecco, volevo prima di tutto salutare Armida e Antonella e dire che sono tra le mie cuoche preferite, che sono bravissime. Grazie. E volevo chiedere una cosa, se questi stirini possono andare anche in forno? Certo. Sì, certo. Ah, ecco. Sì, benissimo, con che condimento? Stesso procedimento. Ah, okay. Invece di friggerli vanno in forno. Ovviamente sono meno saporiti, signora, però... Ma con un po' di olio sopra oppure no? No. Senza nulla. Senza nulla. Ok, ti ringrazio e buona serata. Grazie Margherita, buonasera. Ciao. Prego. Grazie. Qua andiamo a servire per i nostri amici a casa questi schiedini veramente deliziosi e abbiamo la pubblicità tra pochissimo.